Radio. Batta di timeline. Dal vivo! Grazie. Sfogati sulla Bastard Inside Line. 02 627 105. Ora. Telefono! Cioè, Peto potrà avere anche ragione, che c'è la moglie di Mazzoli da consolare, c'è da consolarle tutta sola nella casetta di Milano, ma se non mi dai l'indirizzo, è una settimana che giro a vuoto per Milano. Ascolta, Equitalia. Non lo so io, Peto, che cazzo. Ah, ciò nonostante, Herder, tua mamma, lavora sempre in strada. Deficientone. Ciao famiglia, oggi voglio dedicarvi una poesia. Sì. Iniziamo dal più brutto. Caro Mazzoli, ti dedico ecco. Rutto. Poi passiamo al buon soldato. Gibba, ma quanto sei malato. Salutiamo Pippo e Spina alla console. Ma quanto godo ieri che la Juve ha preso gol. Per non parlare del gran maestro, che se ti becco ti tiro un destro. Un saluto anche a Ivio, Dona e Alan. Ma ricordiamoci che Mazzoli è un figlio di Gran maestro, curatore, buongiorno. In qualità di ministro del centro est ovest asiatico, volevo dire umilmente, quando avverrà la rinomina a ministro del asiatico per quanto riguarda il nostro ministro Cattaracchi? Vi porgo questa domanda perché vorrei ricordarvi che abbiamo un ministero scoperto e non vorrei che tutti si possano rivoltare. Ha ragione ministro, ha ragione. Cosa? Vi ringrazio e vi chiedo scusa se vi ho arrecato disturbi. Tutti così vostro sono. Ministro del centro est ovest asiatico Andrea Zofilo. Grazie. Giusta considerazione ministro. Sei nel letto con il tuo ragazzo e gli sta impastando il mattarello. E lui va alla finestra per chiudere la tapparella e poi ritorna sul letto dicendo: ecco, è lievitato naturalmente e ti si asciuga come il deserto del Sahara. No. Benvenuta! No. Sei come il mio ragazzo! Ciao! No. Come tutti mi hanno insegnato a me, italiano. Una tua amica viene a dormire a casa tua perché vuole prendere il cazzo. Non ce n'è. Sì, è vero. Ora, tu brutto coglio di un ric***o, ogni volta che parlate di quel bel pezzo di c***a che è venuto a dormire a casa tua tu non te lo sei dicendo che non ti piaceva, a me viene voglia, guarda, di vederti, di trovarti in giro e investirti, bastardo coglio. Come fai a non dire che non ti piaceva la Canalis nei tempi migliori dopo che te la lasciava con quel co***ne di ieri ha dormito a casa tua e tu non te la sei sc***a perché non ti piaceva? Ma vaffanculo, porco, se c'ero io mi dico che non mi piaceva un pezzo di c***a così va sempre scopato e riparati che ha dormito a casa tua. Bastardo eretico di me. Herbert, sei un figlio di c***a. No, parlo io adesso. Allora, lo spiego anche a Lerch. Allora, io non mi sono scopato la Canalis perché quella sera lì è venuta a casa mia a dormire, ma io stavo aspettando Bobo Vieri, volevo scoparmi lui. Che fare gol. Ho un'attrazione per i goloidi, che cazzo vuoi? Ma ce l'hai come vicino di casa Maieri, scusa la tua occasione. Con il seguente stacco pubblicitario, lo zoo fa gli auguri a tutti i papà d'Italia e anche a tutti i tutti.